bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Ark Dissenter! E come vedete siamo già pronti per la partenza con la nostra meravigliosissima e nuovissima Megalania. Visto che siamo riusciti dopo tanti tentativi ad entrare in una grotta per prenderci la Megalania, vorrei approfittarne e appunto sfruttare questa nuova creatura per andare proprio in esplorazione delle grotte e capire... C'è una bestia che scappa fuori dal mio recinto, che cos'è? Ah no, c'è un raptor che deve aver rotto le scatole a un parasauro, ok. Vabbè, il raptor va a farsi il bagnetto. Vabbè, tanto ci sono i tre pronto fuori, non penso gliene freghi una mazza del raptor. Dicevamo, allora, vorrei appunto sfruttare la Megalania per andare a esplorare in maniera un pochino più approfondita le grotte che ci sono in giro per Dissenter. Ah, hai preso un colpo? No, no, tanto non gli fa niente, io mi preoccupo per nulla. Però... Allora, io lo so che sta bestia rimane attaccata alle rocce, però mi fa sempre un po' paura fare questa cosa in discesa, aiuto. Ok, mi gira anche la testa, vabbè. Piccoli dettagli. Aspetta, facciamo una cosa. Papam! Oi! Mamma mia, che colpi che prende! No, ma proprio nel recinto dei dodo dovevamo finire. Ah, ok, è uscita facilmente. Dunque, oggi con la Megalania direi appunto che andiamo in esplorazione della grotta che c'è proprio qua dietro, qua vicino, e che era piena di bestie terribili, bruttissime, già all'ingresso, quindi in realtà non ci ho neanche provato ad entrare. Vorrei andare in quella grotta proprio perché lì, in teoria, e speriamo sia così, dovrebbe esserci il megalosauro, ovvero quella bestia che di giorno rimane addormentata e poi di notte scatena la sua furia omicida. Prima di partire però vorrei... No, ho sbagliato tutto dalla vita. Vorrei dare il nome alla nostra Megalania. Al nostro Megalania? Non so come dirlo in realtà. Vabbè, non importa, comunque diamo un nome a questa bestia. Allora, io ho pensato a un nomino... Che in realtà non c'entra niente, non c'entra niente, me ne rendo conto. Però lo vorrei chiamare Rango. Non so se avete visto il cartone, il film d'animazione Rango, che è basato sulla storia di un camaleonte domestico che si ritrova improvvisamente nel deserto a dover sopravvivere per la prima volta in tutta la sua esistenza in autonomia e non più, a non dipendere più dagli esseri umani. A me era piaciuto tantissimo quel cartone animato e lo so che non è un camaleonte, lo so benissimo che non è un camaleonte, però non importa, lo chiamo Rango lo stesso perché non me ne frega niente. Allora, visto che abbiamo detto che il megalosauro appunto dorme di giorno ma è attivo di notte, dovremo aspettare che si faccia nuovamente mattina, perché purtroppo è un po' tardi, sono le 4 del pomeriggio e quindi niente. Allora, noi finiamo di prepararci due cosine due, ma proprio due, e ci rivediamo domani mattina per partire e andare nella grotta. Io spero che non mi laghi, vi giuro, spero che non laghi, che mi ci lasci entrare, che riesca a prendere il megalosauro, perché sennò porca miseria quanto mi incacchio, ma quanto mi incacchio. Ok, allora è la mattina successiva, è presto, presto, più che presto, super prestissimo, e noi siamo in viaggio, più o meno in viaggio, nel senso che siamo partiti direttamente con la Megalania, visto che la grotta è abbastanza vicino, ma vista anche la lentezza immane me ne sto un pochino pentendo. Allora, io ho dato un altro, in alto a destra sul monitor, c'è l'indicatore della velocità. No, cosa? Sento bestie? Cos'è? No, 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 no! Pegomastax no! Pegomastax, non rompere le palle. Ma che pizza, ma siamo appena partiti, ma è possibile? No, 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 Megalania, sali. Megalania, no, e c'è certo, pure gli uccellacci. Cosa mi hai preso? Ah, carne marcia. No, 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 basta però! Ma porca miseria, ma che bestia d'infame. Raptor, qualcos'altro ci deve capitare. No, vabbè, è stata una pessima idea partire con la Megalania. Mi pento tantissimo di questa scelta. Aspettate, ora finisco il discorso che ho iniziato mezz'ora fa. E c'è pure un Argentavis, vabbè. Ah no, non è un Argentavis, mi sa che era sempre l'Ictiornis. Basta però. Porca miseria. Aspetta che arrivo qua sopra che non c'è il raptor a rompere le palle. Aspetta, aspetta. Dove sei? Dove sei? Ti vedo. Ti vedo, ti vedo. Oh, Dio, la soddisfazione che dà ogni volta ammazzare ste bestiacce rompipalle. Porca miseria. Ok, ok. Abbiamo fatto mezzo metro dalla base a qua praticamente. Ci hanno rotto le palle 40.000 bestie. Cioè, ma è possibile? Ora mi ricordo perché andiamo sempre in giro con Joa quando facciamo le catture, questi episodi. Aspetta, che ho visto gente volare. No. Ok, ciao, tu chi sei? Ah no, un triceratopo. Ok, perfetto.
Allora, se riesco a completare il discorso, dicevo, sullo schermo in alto a destra c'è il simbolo che compare quando diamo le ovette, quelle magiche, quelle dei Bunny of Raptor, alle bestie, che in teoria aumentano la velocità. Ora, in realtà io mi sono accorta che la Megalania già ne aveva mangiato uno, quindi potevo evitare di dargli un altro ovetto. Però, niente, non ci ho fatto caso subito. Me ne sono accorta dopo, ormai avevo già premuto il pulsante top appati tutto, e quindi niente. Ok, allora, ridendo e scherzando, in realtà abbiamo fatto veramente pochissima strada. Cioè, quando volo con Joe mi sembra che sia molto più lontana sta grotta, invece no, è proprio dietro casa. Qua sotto, infatti, ci sono già serpentelli, vedo, già schifi. Là c'è il lago, sì, quindi è qua sotto. Qua sotto, in teoria, c'è l'ingresso della grotta che dovremo andare ad esplorare. Ma prima vi faccio vedere un attimino come ci siamo organizzati io e Jack. Allora, intanto non so quanto sia grande la grotta, sinceramente non ci sono mai stata e non so quanto dovremmo girare, quindi io e Jack ci siamo preparati un po' d'acqua, è poca, me ne rendo conto adesso, però non importa, dai, speriamo che basti. Ci siamo ovviamente preparati un pochino di carne marcia, sì, vabbè, no Jack, tranquillo, non te la do la carne marcia, intendevo un po' di carne cotta. Ci siamo portati un po' di biotossina dalla base marittima, oddio, aspetta, ma ho dimenticato i narcotici, ce l'hai tu bestia, vero? No, abbiamo solo questo. Abbiamo solo la biotossina. Vabbè, dai, dovrebbe bastare. La biotossina in teoria è più forte. Oddio, no, dovevo portarmi anche i narcotici. Mi sono dimenticata totalmente. Sono una babbea. E la cosa bella è che me l'ero anche scritto. Cioè, voglio dire, ma porca miseria, me l'ero anche scritto. Vabbè, non importa. Comunque, proiettili, dardi narcotizzanti ce li abbiamo. Abbiamo paracadute che tanto non uso mai. Abbiamo già la serra per il... La serra. Oddio, ma ce la faccio a parlare oggi? Abbiamo già la sella per il nostro megalosauro, la sfera poké ovviamente, altrimenti dove cacchio me lo metto poi la bestia, dove la metto? Ci siamo preparati le lucine, che non so se si vedono, aspetta. Ok. Ci siamo preparati le lucine sia per il fucile a pompa che per il fuciletto che ci serve, il fucile che ci serve per narcotizzare le bestiacce. Qua abbiamo un po' di... granate, bombe, in teoria granate, però sono un po' grezze, diciamo. Vabbè, non importa, ce le siamo preparate perché voglio sterminare qualsiasi essere vivente che non sia un megalosauro che si trova all'interno della grotta. Abbiamo ovviamente anche il nostro, aspettate che mi avete anche sgridato perché non mi ricordavo il nome, repellente per insetti, ok, c'è anche scritto dannazione, repellente per insetti, perché non leggo, io non leggo. Il GPS non so perché ce lo siamo portati, Jack, è vero che non abbiamo un gran senso dell'orientamento, però fino a qua ci sapevamo arrivare. E poi io voglio provare un'altra cosa che mi avete suggerito e che mi sembra una cosa molto figa. Io non lo sapevo, ma a quanto pare si possono posizionare le torce sulla sella degli animali. Funziona! No, vabbè, è vero, cioè, no, ok, andiamo subito, proviamo subito. No, 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 aspetta, aspetta, mi sono aggrappata ora. No, vabbè, stavamo per finire di sotto. Non è tanto che si fa male la megalania, il nostro rango. Più che altro avevo paura di finire sopra bestie brutte e cattive. Mi sono buttata proprio così senza la funzione di arrampicamento. Sì, però megalania, puoi girare? Megalania, gira. No, non riesco a far girare la bestia, aspetta, Ok, ok, ci siamo, ok, perfetto. Ora risponde ai comandi. Ma scusa, ci sono solo tipo due scorpioni e due serpenti. Cioè, l'ultima volta che siamo venuti qua c'era praticamente tutte le bestie più infernali di Ark. Vabbè, non importa. Vediamo com'è l'antro scuro qua. Molto oscuro. Ah, ma... No, scusami. Ah, aspetta, non riesco a guidarla. Aiuto, è un po' casino. Forse dovevo fare un po' di pratica prima. Ci sono troppe rocce. Non vedo una cipa. Ah, no, guarda la bestie. Là c'è un serpente. No, non vedo bene là. Altri tanti serpenti. Porca puzzola, tanti serpenti. Ok, ok, vediamo di non cadere. Speriamo che non finisca la stamina. Oh, che bellini i funghetti verdi, come mi piacciono. Ok, vabbè, basta. No, cosa? Sento bestie, sento versi. Ah, ci sono dei ragni qua sotto, che però non riescono a beccarmi. Non riescono a beccarmi. Mi sento molto potente dall'alto della mia posizione. Ok, allora, aspettate un attimino che mi devo fare due conti veloci. Allora, tipo, questo è il fucile, ok. Riesco a vedere... quello deve essere un megalosauro. Ok, la luce si accende con N? Sì, perfetto. Ok, funge. Allora, quello è un megalosauro e quelli sono dei ragni. Ora, ciao ragni. Ciao ragni. Oh, ma ciao. E sì, ce li facciamo tutti fuori così. Oh, ma come mi dispiace, siete intrappolati tra i cadaveri dei vostri colleghi e compari. Oh, ma che peccato. E non riuscite a beccarmi con le ragnatele. No, ma che cosa brutta e triste. Che cosa tanto brutta e triste. Ma guarda te, questo che cerca di salire. Oh no, si sta mangiando i cadaveri? No, no. Questi stanno cercando di salire.
No, guarda quanti serpenti che arrivano. Ma che scherzo. Ma lì c'è un altro megalosauro. E lì c'è un altro megalosauro. Quello è un megalosauro. Altri due megalosauri. Ma stai scherzando? Quanti sono? Ok, questo potrebbe diventare un problema in effetti. Cosa faccio? Li addormento tutti? Allora, qui abbiamo un po' di bestie. Io non vorrei ferire questo megalosauro. Quindi aspetta, vediamo una cosa. No, non volevo mangiare. Volevo prendere il binocolo. No, binocolo no. No, binocolo, non ci vedo una cippa, aspetta. Allora, puntiamo così, ok. Ok, no, è un po' più difficile del previsto stare sopra la megalania. No, no, non vedo una mazza. Cosa sto puntando? Rosso, lì c'è un rosso. Ah, forse questa è la sella? Sì, è la sella della megalania. Ok, stiamo inquadrando la sella della megalania, no? Mi sa che devo usare un'altra tattica. Un'altra tattica. Tipo. Ci mettiamo a testa in giù, ok. E da qua io riesco a usare il binocolo? Ah, verde, no, non funziona molto bene questa cosa. Ok, ho sbagliato tutto dalla vita, io tutto ciò non l'avevo previsto. Facciamo che andiamo in prima persona? Oh, aspetta che forse ho trovato... Così fungi? Ok, bastava andare in prima persona. Jack, siamo dei babei. Megalosauro, livello 26. Ok, oh che carino, guarda che tenero che dorme. Va bene, allora, vediamo un pochino. Qui abbiamo questo, gli altri. Ah, ce n'è un altro lì. Oddio, che strano vedere tutto sotto sopra. Aspetta, l'avevo visto. No, ne ho visto un altro. Allora, è lì. Puntalo, Jack, puntalo, ok. Ci siamo? Era qua in zona. Eccolo. Un 77. Ok, questo potrebbe interessarci. Questo decisamente potrebbe interessarci. Un 77. Lì invece abbiamo un megalosauro 29. No, 29 no. Quindi abbiamo lì un 77. Quello laggiù l'ho già inquadrato. No, quei due laggiù non li ho inquadrati. Aspetta. 48. Ah, maschio e femmina 48. Ma che carini. No, vabbè, vorrei la coppietta di livello uguale magari. Non sarebbe troppo carino. Però cavolo, quel 77 mi fa gola. Ma non ce n'è altri? Tipo un altro 77? No? Ok, va bene. No, Jack, non volevo fare questo. Ok. Oddio, mi sta girando troppo la testa, ragazzi. Facciamo solo questo episodio con la megalania, poi mai più. Ah, ma di là c'è un ingresso. Aspetta. Senti le bestiacce da sotto che mi puntano. Sentile il casino che fanno. Ah, non finisce qui la grotta. Ok. Va avanti per di qua. Però noi abbiamo la stamina che è un po' una merdina. Allora, vediamo di trovarci. No, che succede? Chi mi ha colpito? Chi ha usato? Ah, mi stanno sputando. No, mi stanno sputando. No, qua mi beccano, Cripio. Qua mi beccano tantissimo. Ok, qua no. Qua no. Ma porca miseria, mi hanno distrutto tutto. Sì, però siete un po' merde, ma dai. Ok, non mi addentro più di così nella grotta. Ho cambiato idea. No, vabbè, guardate quante bestie. No, scusa. Cosa mi stai dicendo? Ma guarda. No, vabbè, ma l'ho accesa la luce. Ah, no, ok, era accesa. Ne fa poca luce però, Sono tantissimi. Oh mio Dio, che schifo. No, vabbè, è l'incubo peggiore di tutti. Cioè, se noi ora cadiamo qua dentro siamo morti tanto. Io mi devo spostare, ma non sto riuscendo a guidare la megalania. Ok, siamo sul soffitto in teoria, giusto? Qua non ci dovrebbe far male niente e nessuno, ok? Ok, stiamo tornando all'ingresso della grotta, vero? Non stiamo finendo nel buio più buio, ancora più buio. No, mi sa che stiamo finendo nel buio ancora più buio. Cacchiarola. Ok, qua sotto c'è un fungo, forse qua siamo al sicuro? No, ma manco per una cippa. Ok, allora siamo sul fungo e in teoria qua non ci possono colpire, giusto? Sentile però come sbisciano qua sotto. E io ora da qua come ci torno sulla parete però? Cioè se mi butto mi magnano. Non faccio in tempo. Proviamo. Ok, perfetto. No ragazzi, però ascoltate, siamo sul soffitto, cioè siamo sulla... Non potete colpirmi, è impossibile che voi riusciate a colpirmi qua, dai, non ha senso. Megalania, ricordiamoci che la tua stamina fa schifo, grazie. La prossima volta ce ne ricordiamo per di più. Ok, siamo tornati all'ingresso della grotta. Io là dentro non c'entrerò mai più. Yuppie.
Ok, questo è l'ingresso della grotta e noi qua sotto, in teoria... No, vabbè, guarda, c'è il piede di Jack. Si vede il piede zozzo di Jack. Jack, ma cacchio, ma non ti sei lavato oggi? E hai anche cagato sulla telecamera! Sei una persona orrenda! Uè, guarda! Serpenti, scorpioni, che bello! Allora, io speravo di trovare un piccolo anfratto dove poterci posizionare e lanciare roba alle bestie cattive qua sotto un po' in tranquillità, ma a quanto pare no. Allora, vediamo se io tipo... Come faccio a lanciare una granata? Così? Ah, ok, c'ho anche il mirino. Ah, perfetto, ok. Pensavo di lanciarla un po' a caso. Ok. Ciao bestie, aspetta. Che succede? Non succede niente, però. Ok, ok, succede, qualcosa succede. Si è svegliato il megalosauro, poverino. Ma ne abbiamo ucciso? A me non sembra che abbiamo ucciso bestie. Scusa, posso riprovare? Woohoo! No, vabbè! Granate tutta la vita, ragazzi! Ciao, bestiacce, ciao! Guarda, andate a mangiare la granata, è buona buona! Woohoo! No, vabbè! Ok, ok. No, stiamo attirando un po' tante bestie. Stiamo attirando un po' tante bestie. Il megalosauro poverino è lentissimo. Ok, io però quante granate ho? Ne ho solo 5, non ne ho fatte tantissime. Perché non sapevo come funzionavano. Ora che lo so, ora che lo so, la prossima volta ne faccio tante tante di più. È che non ci vedo neanche benissimo dove sto mirando. Ok, ok. Ok, tanto ok. Quante bestie ci sono ancora qua sotto? Tante. Io vedo tanta gente che si muove qua sotto, ragazzi. Oh, ho finito le granate, che peccato. Ciao. Ok, direi che è venuto, arrivato il momento di far fuori un po' di bestie col fucile. Vabbè, ma sono un'infinità. Cioè, colpi di fucile ci metteremo 3000 anni. Vabbè. E che dobbiamo fare? Così io là sotto non ci scendo finché ci sono tutti sti sgorbi. Ok. Qualcosa? Sento bestie qua sotto. Sì, sì, aspetta, aspetta, aspetta. Arrivo, ok. Qualcun altro? Cioè, oh, è caduta una cacca e lo scorpione va a mangiarsela. Che schifa. Stiamo sprecando una marea infinita di proiettili. Dov'è? 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 Ciao, ciao, aspetta. Ok, anche quello fatto fuori. Qualcun altro? C'è qualche altra bestia schifosa, brutta? No? No, forse sono rimasti solo i megalosauri a sto punto. Ok. Guardate la strage. No, io sento ancora sbisciare però. Chi è che sa... Jack, c'hai sete, sì, dammi una... Guarda, abbiamo l'acquetta. Oh, stai meglio, soddisfatto, reidratato, perfetto. Io continuo a sentire sbisciare però, ragazzi. Chi è che sbiscia? Chi è che continua a fare psss? Ah, ok, era lì sotto, maledetto, era rimasto incastrato tra i cadaverini, però c'era. No, sento un altro, io ne sento un altro. Eccolo lì l'altro. Ma dai, sono tutti nascosti sotto i cadaveri degli altri, ma che schifo. Ok, ok, forse li abbiamo presi tutti, perfetto. Allora, ricapitoliamo. Noi laggiù abbiamo un megalosauro che è già sveglio. Livello 29, ok, il 29 non ci interessa. Quindi ti chiedo perdono, piccolo. Però mi serve che tu dorma forever adesso. Dormi per sempre, scusami. Scusami, è che poi mi attacchi mentre addomestico gli altri. Abbi pazienza. Se ti fossi rimesso a dormire... E la Peppa però, quanto è forte! È anche in debito di sonno, in teoria! Ok, e uno è andato, perfetto. Ora, questo è un livello 8, perfetto. Ok, ciao livello 8, ottimo. Ok, chi manca? Femmina 77, ok. Allora, partiamo dal presupposto che io la femmina 77 la voglio. No, no, cosa ho fatto? Ho fischiato qualcosa, non volevo. Ok, non sembra essere successo niente, perfetto. Dicevamo, allora, vai di dardi narcotizzanti. Ah, ma mi toglie il faretto? No, no, mi servono entrambi. Ah, cioè, se io metto i dardi, tu mi togli il faretto? Ah, solo quei proiettili posso usare il faretto. Vabbè, ma è un po' una fregatura, scusa. Mamma, che pizza, però. Va bene, senza faretto, tanto per fortuna arriva un po' di luce da fuori e ci vediamo. Ok, pronti partenza via? Ah, si è svegliato, non è contento, non è per niente contento. Ciao. Sì, ma non andare in mezzo agli schifi che poi mi ci devo infilare anch'io per darti da mangiare, tizio. Vabbè, tanto poi in teoria scappa, vero, ad un certo punto. Sta già scappando, ma davvero? Forse perché è di giorno, è in debito di sonno e quindi è più debole? Quindi me lo posso addormentare molto prima? No, no, l'ho mancato tanti... No, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso.
Ma non è che esci dalla grotta, tipo, che non è che mi farebbe schifo se tu uscissi, tizio. Dai che ce la stiamo facendo. Fa avanti e indietro la bestiolina qui. Oh, ma che bello. Megalania, come siamo con la stamina? Sì, ok, dai, ancora un po' ce n'è, perfetto. Sì, poi stiamo fermi, in teoria non dovrebbe consumare particolare tanta stamina se stiamo fermi qua nel nostro anfratto. L'ho mancato, cribio. Bravo, vai verso l'uscita, vai verso l'uscita. Così non devo stare qua dentro ad addomesticarti. Mi farebbe tanto più piacere. No, 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 di là, tizio. Poi di là, porca puzzolina, però. Ah, ragazzi, mi sta venendo una nausea incredibile a fare questo episodio. Ma veramente tanto mi sto girando in maniera troppo strana. C'è la telecamera che è un casino con la megalania. Rango, però, cribbio. Quanti dardi ti ci vogliono, tizio? Che, ripeto, non siamo proprio in una bellissima posizione io e Jack qui. Ma sta uscendo dalla grotta per davvero? No, tizio, ma stai uscendo dalla grotta. Aspettami, aspettami. Sì, si è addormentato fuori dalla grotta. Che culo immane, che culo immane. No, fermo Jack, fermo Jack. Via, via fucile, via tutto. E andiamo verso la bestia. No, ma guarda, ci sono delle zampe che spuntano qui. Ma che cos'è? Ah, è un polmo scorpio, si è incastrato nella roccia. Ok, fatto fuori. Fatto fuori. Aspettatemi un attimo. La bestia sta ancora dormendo là, sì, ok. Aspettate, aspettate, non muovetemi, non muovetemi. Sorridete alla telecamera, sorridete alla telecamera. È inutile che stai fermo, lo so che sei vivo. Ok, ora non più. Ok, no, ma ce n'è un altro. E vabbè, ma escono fuori dalle rocce, cioè spuntano come funghi. Morti tutti, ce l'abbiamo fatta. Là c'è un ragno, ti ho visto. Ti mimetizzi con la vegetazione, ma io ti ho visto. Ha due ragni. Guarda che fetenti. Vai Jack, ricarica con calma, tanto abbiamo tutto il tempo del mondo, non ti preoccupare. No, ok. Finiti? Finiti? Qualcun altro? No, perfetto. Possiamo scendere? Ok, quelli là dentro dormono, qui dovremmo aver fatto fuori tutti in teoria. Ok, io vorrei tanto Joe in questo momento qua con me. Ok, ok, vediamo tu quanto sei. E vabbè, no, dai, la barra del torpore scende molto molto piano. Quindi dovremmo avere tanto tanto tempo. Ah, ah. Ma cos'è che fa sto suono? Sei tu che fai tutto sto casino? Ma sta mangiando in continuazione. No vabbè, cioè sta mangiando in continuazione. Guardate la barra dell'addomesticamento come sale in fretta, ma scherziamo. Ok, ok, ha mangiato una quantità incredibile di roba. Porca miseria, ora ha smesso, va bene. Ah, sì, però fai un suono terribile quando mangi, ciccio, cioè mi fai venire gli infarti. Ma là c'è un ragno, là c'è un ragno, ti ho visto ragno. Tanti ragni, oh mio Dio, tanti ragni. Oh, ho sbagliato, scusate, non volevo disturbarvi. Non volevo disturbarvi, scusate. Ho cambiato idea, ho cambiato idea. Non voglio fare la vostra conoscenza, no, ti prego. Mi sono pentita tantissimo di quello che ho fatto, ve lo giuro. Mi sono pentita tantissimo. No, 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 non sparatemi i vostri schifi, dai. Ok, no, cosa? Oh, scusa, ti ho beccato. Scusami, ti ho fatto malissimo. No, oddio, sei tutto sporco di sangue, però. Oddio, che è successo? Ma l'ho colpito. Cosa? Se non la smetti di fare sti versi, porca miseria, l'infarto. Allora, piccolo aggiornamento. Io sono dovuta uscire dalla partita momentaneamente, ma mi sono ricollegata tipo mezz'ora dopo e la bestia era sveglia. Non so perché, non so cosa sia successo, porca puzzolina, ma la bestia era non sveglia. Era addormentata, ma addormentata per i fatti suoi, cioè non era tutta arrotolata come quando dormivano dentro la grotta praticamente. E non ho capito che è successo, però ho un vago ricordo che questa cosa si fosse successa anche al The Long Gamer. E dannazione a me, non me la sono ricordata che uscendo dalla partita la bestia si rimetteva per i fatti suoi a dormire e non rimaneva narcotizzata. Porca puzzola. E quindi niente, ora ci stiamo divertendo di nuovo a riempirla di dardi per narcotizzarla nuovamente. Speriamo che a sto giro ci vada bene. No, ma non fuggire per di là, ma dai. Ma porca miseria, cioè ora dobbiamo anche inseguirla. Ma perché tutto questo? Ma perché? Ma non è giusto, non è giusto. Io l'avevo già addormentata, cribbio. E vabbè, ma dove cacchio si sta andando a infilare? Ok, ok, c'è svenuta di nuovo, di nuovo. Ma no, dai, ma basta, ma non ce la faccio più. Ma perché c'è il livello di difficoltà a sto giro? Non ho capito. Dove ne andate, brutti maledetti? Ragazzi, io l'avevo... No, ma da dove arrivano? Ma guardate quanti ne arrivano, ma basta! Ma io l'avevo già addomesticata sta bestia, non è giusto che debba di nuovo fare tutto questo. Vabbè, vediamo il lato positivo, almeno mi becco un po' di primita a sto giro. E vabbè, ma io ora come ci arrivo a dargli da mangiare, scusa?
Aspetta, uso rango, salgo sopra tipo scalino. Ok, da qua ci arrivo. Jack, ci arriviamo, sì? Sì, ci arriviamo, ok, perfetto. Sì, ad avere anche un po' di carne nell'inventario non sarebbe male. Santa pazienza, dammi la primate, dammi tutta la primate che hai. Dobbiamo fare in fretta, non ce la faccio più. Adesso mi sta venendo il nervoso, era divertente all'inizio. Tutta la cosa della grotta, l'addomesticamento, l'inseguimento con la bestia un pochino intontita appena sveglia. Adesso non è più divertente, ora sono un pochino arrabbiata, che te lo dico, sono un pochino tanto arrabbiata. Ma no! Ma perché? Cioè, ora tu mi devi spiegare perché sei di nuovo sveglia. Com'è possibile? Perché succede tutto questo? No, ma... ci sono le lucine, si sta facendo notte, per questo? Cioè, quando, anche se l'ho narcotizzata, lei è, cioè, è arrivata la notte, lei si risveglia così e dei miei narcotici non gliene può fregare di meno? Quindi devo rifare di nuovo tutto da capo per la terza volta, Ark, mi stai dicendo questo? Oh, santa pazienza, Jack, vai, ti prego, fai tu, io non guardo, fai tu, io non guardo nemmeno perché la mia pazienza è arrivata, è un limite, la mia pazienza ha un limite. E si muove anche lentamente, come se fosse giorno. Cioè, questa mi sembra una grandissima presa per i fondelli, Ark. No, ma stai anche tornando nella grotta, cioè, ma mi prendi in giro. E si muove ancora lentamente, eh no? Ah, ok, c'è svenuta di nuovo, alleluia. Ma porca miseria. Sì, ora però io ho un dubbio enorme. Ahia, non ci vedo una mazza. Ora anche gli altri megalosauri dentro la grotta saranno svegli, io presumo, vero? E infatti, eccolo lì, bello arzillo, sveglio e pimpante, porca miseria. Quindi immagino che anche tutti gli altri là dentro saranno svegli ormai. Ma perché? Ma perché? Dovremmo stare tanto, tanto attenti adesso, dannazione. Ok, allora è di nuovo mattina. Fortunatamente nella notte non è successo nulla di terribile e la bestia qui è al 95%. E io ti prego, sbrigati, dai quell'ultimo morsettino che ti manca e addomesticati, perché veramente non ce la sto facendo più. Ok, ok. Cioè, sei addomesticata? Scusate, mi è venuto un infarto. Ok, ciao, ciao brutta bestia cattiva, malefica, che mi hai fatto passare le pene dell'inferno. Porca miseria. Ciao, sei anche carina, porca miseria. Guarda, è bellino, mi piace il musetto con gli occhietti piccoli, minuscoli, sembra un cartone animato. Il megalosauro l'abbiamo messo subito nella sfera. Dov'è? Ah, qua, ok, nella sfera poké. E me ne voglio andare di qua alla velocità della luce. Ma perché le grotte sono sempre così traumatiche? Cioè, ma neanche le grotte, perché all'interno della grotta non è che sia stato poi questo gran trauma. Alla fine è anche stato divertente, sinceramente. È stato tutto quello che è successo dopo il trauma. Comunque, a parte la lentezza e la poca forza, il nostro rango si è dimostrato un fantastico alleato per la cattura delle bestie, alla fine. Ascolta, ma perché ce la dobbiamo fare a piedi? Ma non facciamo prima a buttarci, Jack? Abbi pazienza. Vai! Wow, super tuffo, super tuffo! No, vabbè, questa cosa mi fa impazzire, è meravigliosa. Cioè, si può buttare da qualsiasi altezza questa bestia. Vai, in caduta libera di nuovo, in caduta libera di nuovo, che tanto ormai siamo anche a casa, vai. No, vabbè, che cosa... Aia, mamma mia, sembra che si faccia malissimo, in realtà non si fa niente. Guarda, non apro neanche il portone, passo così io, passo così, tanto sono in casa mia, faccio quello che voglio. Guarda, megalosauro, ti ho trovato anche l'angolino, tu te ne starei lì... No, ma sei riaddormentato? Ah, è vero che è ancora giorno, cacchiarola. Va bene, allora, aspettiamo che si faccia nuovamente notte, così possiamo testare la bestia. Ok, allora, stanno nuovamente calando le tenebre, infatti lui è sveglio, lei, scusi, lei ha ragione. Lei è sveglia, pimpante, allegra e pronta a trucidare qualsiasi bestia che sia fuori. Sì, mi fai passare, Ptero, però, dicevo, è sveglia, pronta all'attacco e noi adesso ce ne andiamo fuori dalla base a fare un pochino di stragi brutte. Mamma mia, guarda com'è incazzosa, ma sbava anche quando facciamo il morto. Guarda gli occhi! No, guarda gli occhi, mio Dio! Sembra un essere infernale! No, è bellissimo! Ok, lo andiamo a testare subito, subito, subito. Ok, allora, partiamo col botto, vediamo di tirare giusto Bronto. Dai, dai, che ce la facciamo! Dai, dammi un po' di soddisfazione! Brutta bestiaccia che mi hai fatto passare le pene dell'inferno! Sì, però lo devi buttare giù in fretta per tutto quello che mi hai fatto passare. Quantomeno devi buttare giù le altre bestie in fretta. Ma porca miseria, non è poi così tanto cattiva. Era a livello 8! Cioè, ma tizia, era un livello 8, ci abbiamo messo un'eternità. Mi aspettavo che tipo lo guardassi coi tuoi occhi brillanti, malefici e luminosi e questa si sciogliesse, invece no. Porca miseria, porca miseria. Però ci ha raccolto un botto di primate ed è salita di 2 livelli, così? Per aver buttato giù un Bronto, va bene, ok. Guarda com'è contenta.
Oh, wow, wow, cos'è sto casino? Cos'è sto... Ma scherziamo? Oh, ragazzi, non vedo niente. Cioè, non capisco cosa mi sta attaccando. Cosa cacchio mi sta... Ah, compi! Ma quanti sono? Ma poi... Ah, c'era anche un Pego Mastax 77. Ok. Ok. Il casino, però, mamma mia, che casino hanno fatto? Cioè, mi ha distrutto le orecchie. Aspetta, aspetta che rifaccio il giochino di mettere la torcia sulla sella, che mi piace un sacco sta cosa e non la sapevo. È troppo bellina. No, vabbè. Io tutte ste cose, questi trucchetti, non li so, ragazzi. Quindi grazie mille che mi date tutti questi suggerimenti e mi spiegate queste cose nuove. A me piacciono un sacco, mi piace tanto. No, vabbè. Guarda che carino, con la torcina sulla sella. È un peccato che poi si consumi. Ok, dai, basta. Si è fatto tardi un po' per tutti. Direi che è il caso di tornarcene a casetta. E per questo episodio mi sa che la chiudiamo qui, perché è stato... no, non volevo scendere dalla sella. Dicevo, sia per me che per Jack è stato incredibilmente sfiancante questo episodio. Rimaniamo chiusi dentro la... cioè in mezzo alle porte. Ma porca miseria, ci mancava solo questo. No, vabbè, ma quanto sono fighi gli occhi di sta bestia di notte. Cioè, è inquietante da morire, è affascinante, è bellissimo. Voi immaginatevi di notte sta bestia che esce dal folto della foresta oscura e vi attacca con questi occhi infernali. Va bene, dai, la smetto di delirare, perché questo è chiaramente un delirio. Quindi, ragazzuoli, io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao!